amici, bentornati e bentrovati nel canale di Mamma Formiga e Gigiolino. Oggi video svuota la spesa versione Black Friday, perché siamo andati a fare la spesa al supermercato e c'erano gli sconti del 30% su tutto quello che acquistavi al supermercato da giovedì fino a sabato, e approfittando appunto del Black Friday. Quindi non solo online, ma anche nei negozi fisici. Da Sigma e ho speso la bellezza di 58,63 euro, quello che ho pagato. In più ho avuto uno sconto di 20,83 euro, quindi avrei pagato intorno ai 77 euro, quindi ho avuto una buona convenienza su 76 euro, ho avuto 20 euro di sconto, quindi diciamo che è stato un bel investimento. Vediamo insieme cosa abbiamo acquistato. Innanzitutto partiamo dalle schifezze. Ho preso una patatina rustica San Carlo che a me piace tanto, e a prezzo pieno era 3,99. Questo, anche questo, tutto quello che vedrete è stato scontato del 30% alla cassa. Un pacco di patatine Thai classiche. Poi abbiamo preso il pane 91 centesimi che pesava 260 grammi. Poi ancora abbiamo preso le pesche sciroppate di una marca che è Osole Napole. Speriamo che siano buone. Ne abbiamo prese due confezioni. Vediamo poi che sapore hanno. Speriamo che siano buone. Di solito prendiamo quelle nel barattolo diverso, ma qui non ce n'era. Poi abbiamo preso una confezione di maionese 2,79. Io prendo sempre questa nella boccia da 490 ml. Poi ancora il burro. Guardavo nello scaffale del burro e ho visto che effettivamente non si può più comprare. Prima della guerra, della pandemia, costava intorno ai 2 euro il burro grande. Adesso questo, marca Sigma, quindi è anche una marca conosciuta, mi è costato 2,99 euro, 250 grammi di burro. Andiamo avanti. Poi ho preso i detersivi. Ho preso lo svelto, che fino a qualche tempo fa era di 2 litri, adesso è 1,7 litri, e mi è costata 2,89 euro. E fino a tempo fa compravamo 3 euro quella da 2 litri. Poi ho preso una bottiglia di Ace Gentile, e questa mi è costata 3,19, e due bottiglie di Biopresto che sono costate 3,99 euro. Ne ho preso uno classico e uno igiene e freschezza. Poi sono bottiglie grandi da 36 lavaggi, quindi sono convenienti. Andiamo a vedere cos'altro ho preso. Ho preso i totani, i calamari ripieni. Vedete il prezzo? 5,99, 4 calamari già ripieni, pronti per essere cucinati. Poi ho preso un Solaretto, un formaggio a pasta filata. Di solito compravo il Galvanino che costava 1,99 euro, quello piccolo così. Adesso questo Solaretto della Sole mi è costato, non lo trovo, sto trovando, 3,29 euro, quando uno piccolo così ne costava 2 euro. Quindi i prezzi sono veramente aumentati. Poi ho preso i formaggini crema Bel Paese, poi ancora la panna da cucina Zappalà, ne ho prese tre confezioni a 1,09 euro. Poi ancora cioccolata. Allora, ho preso il cioccolato Milka da 100 grammi, 1,39 euro, e il blocco Perugina 1,79 euro. Cioccoblocco, questo è buonissimo. Poi ancora ho preso l'ananas sciroppato. Invece di prendere
quello grande così. Ho preso queste mini vaschette da 220 grammi ciascuna. Così almeno una volta che lo apri te lo consumi subito. Vediamo ancora cosa ho preso, perché ancora non è finita qui. Ho preso le uova. Anche le uova sono aumentate, le compravamo 1,20 euro, adesso sono, no, sempre 1,20 euro. No, qua le uova non sono aumentate. Le uova non sono aumentate. Poi ho preso 2,99 di Kinder Pane Choc e 3,19 di Kinder Delice. Poi ancora ho preso la rucola a 99 centesimi. Poi ancora i nuggets di pollo della Fileni. Questi sono costati 3,59 euro. Poi ancora la mozzarella Santa Lucia, che io ogni tanto la sera per cena con un po' di rucola e un po' di Bresaola mi faccio la mia cena, questa è costata 1,99. Poi ho preso i pavesini, buonissimi, io mi diverto a mangiarli, 2,59. Il pan carré che era in offerta, questo qua grande, ne ho preso un pacco che scade a gennaio ed è costato 1,09. Poi ancora ho preso le tavolette per il WC, questo qua della DAC, e sono costate 1,59 perché lì il prezzo quando l'ho preso non c'era. E per finire ho preso ancora i Kinder Cards, che se non sbaglio sono 1,99, vediamo se è vero. Kinder Cards, sì, giusto, 1,99. E infine i Ringo, che a me piacciono tanto, e li ho presi, questi li ho presi per me, i Ringo 2,99 euro. Questa è tutta la mia spesa, per il totale pagato di 56,53 euro, a cui devo aggiungere altri 20,83 euro di sconto che ci è stato fatto alla cassa. Quindi questa è tutta la mia spesa fatta con lo sconto Black Friday di Sigma. Niente, non mi resta che salutarvi, mandarvi un bacio, un abbraccio. Vi aspetto sempre qui sul mio canale con i nuovi video. Una settimana, il venerdì, l'orario più o meno intorno alle 14 o alle 16. Spero di tornare presto con due video a settimana, ma per ora andremo avanti con uno. E niente, vi saluto, un bacio, un abbraccio, e vi ricordo di mettere like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e se vi piace commentate. Un bacio, un abbraccio, al prossimo video, ciao!